Ciao a tutti e bentrovati. Oggi vi mostro come realizzare questa borsa che ricorda molto la classica coffa siciliana. L'ho reinterpretata in una chiave moderna, infatti ho utilizzato due pannelli fronte e retro in legno su cui vi è incisa la testa di Moro che ho dipinto minuziosamente a mano. Appunto perché sono presenti questi colori molto vivaci, ho deciso di effettuare una lavorazione all'uncinetto abbastanza semplice, infatti il giro borsa l'ho realizzato semplicemente a maglia bassa. Poi ho impreziosito il tutto con questa bordura. Queste palline non sono altro che delle noccioline che ricordano un po' i pompon tipici delle coffe siciliane. Vi mostro velocemente l'occorrente e possiamo iniziare col progettino di oggi. Per la base della nostra borsa dobbiamo montare 17 catenelle più una che ci servirà per voltare il lavoro. In centimetri corrispondono a 13 centimetri, quindi in ogni caso, indipendentemente dal filato o dall'uncinetto scelto, dobbiamo raggiungere 13 centimetri. Andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante fino ad ottenere 17 maglie basse. Voltiamo il lavoro, realizziamo una catenella e una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Fatta anche questa seconda riga a maglia bassa, voltiamo sempre il lavoro. Una catenella e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante. Continuiamo così a maglia bassa per un totale di 25 giri, compresi questi che abbiamo appena fatto. In ogni caso bisogna raggiungere 19 centimetri. Arrivati a quel punto andremo a lavorare un giro a maglia bassa per definire il contorno. Fatto l'ultimo giro a maglia bassa, andremo a lavorare un giro a maglia bassa per definire il contorno. Ultima maglia bassa. La lavoro sempre nella solita costina, una catenella e una maglia bassa nella prima maglia bassa del lato più corto e proseguo a maglia bassa. Poi lavoreremo l'ultima maglia bassa, andremo a tagliare il cordino e andremo a realizzare l'asola di chiusura chiudendola nella prima maglia bassa del lato più corto. In questo modo realizzeremo la catenella. Bene, una volta realizzata la base è definito il contorno maglia bassa, dobbiamo realizzare i due laterali che insieme alla base verranno cuciti direttamente ai pannelli in legno. Come vedete, io già mi sono portata avanti con il lavoro realizzando il primo laterale. Adesso vediamo insieme come realizzare questo laterale sull'altro lato più corto. Cappietto sull'uncinetto, andiamo a fare un giro maglia bassa in costa dietro per le 17 maglie disponibili sulla base. Ultima maglia bassa, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e nella stessa maglia andiamo a ripetere lo stesso giro, una maglia bassa per ogni maglia bassa per 16 volte, nell'ultima maglia bassa, nella 17esima, andremo a fare un aumento, quindi due maglie basse. Diciassettesima maglia bassa, lavoriamo due maglie basse, una
2. Voltiamo nuovamente il lavoro. Catenella, una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Nell'ultima maglia bassa andremo a fare l'aumento, quindi dobbiamo ripetere questo procedimento fino ad arrivare a 35 giri. In ogni caso bisogna raggiungere 24 cm e mezzo di altezza, quindi 24 cm e mezzo o 25 fa lo stesso, in base al filato e alla vostra mano regolatevi con le misure in centimetri. Quindi io continuo fino a raggiungere i 35 giri con gli aumenti sempre nelle ultime maglie basse. Ci vediamo direttamente al laterale finito. Bene, una volta raggiunti 24 cm e mezzo, 25, non importa se è mezzo centimetro in più o in meno. Andiamo a nascondere il cordino. Qui avevo fatto la catenella di sicurezza, ma io la sfilo, vado a nascondere per bene, quindi vado a creare l'asola in questo modo, come se fosse una catenella. Quindi mi inserisco qui. Poi lo nascondiamo nuovamente, poi possiamo tagliare e il gioco è fatto. Stessa cosa ovviamente faremo anche sull'altro lato opposto. Abbiamo completato così, diciamo, il nostro giro borsa, composto da due pannelli laterali all'uncinetto e una base rettangolare. Ecco qua, come vedete. Qui c'è una cucitura in giallo perché ho voluto rendere un po' più particolare e caratteristica la mia borsa. Abbastanza semplice da realizzare e da applicare direttamente sui laterali all'uncinetto, semplicemente con ago e filo. Quindi vediamo subito come andare a realizzare questa bordura. Prenderò il cordino giallo, così vado un po' in contrasto col verde, e andrò a montare 51 catenelle. Queste 51 catenelle sono quelle che ci ritroviamo nell'ultimo giro. Fatte le 51 catenelle, ne aggiungiamo un'altra per voltare il lavoro. Adesso andremo a fare un giro a mezza maglia alta. Vado a realizzare nella seconda catenella a partire dall'uncinetto una maglia bassa. La lavoro sempre nella costina dietro e un'altra maglia bassa in questa asolina della maglia bassa sottostante. Vado a farmi così la prima mezza maglia alta. Carico il filo e continuo a mezza maglia alta, ritrovandomi così 51 mezze maglie alte. Ultima mezza maglia alta, mi lavoro anche la costina in questa maniera, così la blocco fin da subito e la maglia non si dilata. Ok, e chiudo così. Ed ecco qua, le 51 mezze maglie alte. Allora, voltiamo il lavoro e andiamo a realizzare le prime 3 catenelle. Quindi una, due e tre. Realizziamo altre 3 catenelle. Una, due, tre. Carichiamo il filo e nella quarta catenella a partire dall'uncinetto andremo a fare una mezza maglia alta non chiusa. Quindi 1, 2, 3. Nella quarta una mezza maglia alta non chiusa, ovvero chiudiamo solo le prime due asole. Carichiamo il filo e ripetiamo la stessa operazione. Carichiamo il filo e di nuovo l'ultima mezza maglia alta non chiusa. Ci ritroveremo con 4 asole sull'uncinetto. Bene, le chiudiamo tutte insieme. Andiamo a realizzare una catenella di chiusura di sicurezza.
altre 3 catenelle, 2 e 3. Carichiamo il filo e ripetiamo la stessa operazione di prima, ovvero 3 maglie alte non chiuse insieme, chiuse solo alla fine. Quindi, e la facciamo in questa catenella di sicurezza. Una, due e tre. Quattro asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme. Solita catenella di sicurezza per bloccare tutte le maglie. A questo punto sfilo l'uncinetto e lo inserisco da dietro nel punto dove abbiamo fatto le maglie alte non chiuse. Piego un po' questa parte, faccio uscire l'asola in questo modo, così, e vado a realizzare 2 catenelle, quindi una e due. Rivolto in questo modo, salto 2 maglie di base e nella terza vado a lavorare una maglia bassissima. In questo modo. E abbiamo fatto così la prima nocciolina. Ecco qua. E ripetiamo la stessa operazione. Dal punto in cui ci troviamo andiamo a realizzare 3 catenelle. Una, due, tre. Altre 3 catenelle, 2, 3, carico il filo e nella quarta a partire dall'uncinetto vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse, una, due, e 3, 4 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme, catenella di sicurezza, 3 catenelle, 2, 3. Carico il filo nella catenella di sicurezza, vado a lavorare 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3, 4 asole sull'uncinetto, chiudo, catenella di sicurezza, sfilo l'uncinetto, mi inserisco da dietro nella catenella dove abbiamo fatto le 3 maglie alte non chiuse, prendo l'asola, la porto fuori in questo modo, automaticamente ci ritroviamo in questo punto e andiamo a fare 2 catenelle, una, due. Saltiamo 2 mezze maglie alte di base, nella terza andiamo a fare una maglia bassissima, in questo modo abbiamo formato 2 noccioline che riprendono un po' i pompon della coffa siciliana. Io continuerò in questo modo fino a terminare tutto il giro. Ci vediamo al lavoro completato. Salto 2 mezze maglie alte e nella terza, quindi qui è anche ben visibile perché abbiamo fatto la mezza maglia alta con 2 maglie basse in un modo un po' diverso e vado a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo terminato così il giro di palline, di noccioline, di pompon o quelle che siano. Adesso prendiamo un po' di cordino, io faccio in questo modo, quindi una, due e tre, può bastare, vado a tagliare il cordino, mi inserisco in questa maglia, esco fuori, faccio
ultime 3 maglie del bordo, ultime 3 maglie del laterale. Come vedete sul retro la cucitura è ben pulita. Ci inseriamo in questo punto che non sarebbe che la base della maglia bassa. E blocchiamo la mezza maglia alta. Poi ci inseriamo in questo foro e procediamo in questo modo. Quindi maglia bassa per maglia bassa. Ci inseriamo in quest'altro foro. Così. E procediamo. Niente di più semplice. Quindi prendiamo proprio punto per punto, maglia bassa per maglia bassa. Come vedete, la cucitura risulta ben pulita, quindi non ci sono problemi. Terminato tutto il giro di cucitura. Ci inseriremo qui, proprio come abbiamo fatto all'inizio. Ok, così tiriamo fuori, facciamo un bel nodino da qualche parte, non ha importanza perché tanto non si noterà nulla. Così, bello nodino. E andiamo a nascondere il cordino in eccesso, quindi ci inseriamo sempre all'interno delle maglie, mezze maglie alte, così, e ce lo portiamo in questo modo all'interno. Ed eccoci qua, questo è il risultato. Molto soddisfatta, mi piace. Ora non ci rimane che andare a cucire questo giro borsa ai due pannelli in legno. Passiamo all'assemblaggio di tutti i pezzi. Come vi dicevo prima, andremo a fare un giro appunto a catenella per cucire sia il pannello in legno che il giro borsa all'uncinetto. Dei consigli utili che posso darvi per fare queste operazioni: bloccare sia il foro che si trova all'angolo con la catenella dell'angolo della base all'uncinetto rettangolare. Stessa cosa qui, ho bloccato il foro che si trova all'angolo con la catenella che si trova sulla base rettangolare. Cappietto e lo portiamo all'interno della borsa. Entriamo nel primo foro del pannello in legno ed entriamo nel primo foro disponibile del laterale all'uncinetto. Quindi inseriamo l'uncinetto e prendiamo il cappietto e lo portiamo fuori in questo modo. Adesso entreremo appunto catenella, quindi secondo foro. Così, e chiudiamo appunto catenella. Terzo foro, la stessa cosa, entriamo automaticamente in un punto disponibile. E chiudiamo. Quarto foro e chiudiamo. E così via. Una volta arrivati all'ultimo foro, inseriamo l'uncinetto e andremo a prendere la catenella dell'angolo, quella della base rettangolare. Quindi andiamo a bloccare così l'ultimo foro con la catenella dell'angolo, in questo modo, e poi procediamo sempre appunto catenella prendendo tutti i fori e anche tutte le maglie basse che ci ritroviamo sul lato più lungo della base. Foro successivo dopo quello angolare e vado a prendere la prima maglia bassa del lato più lungo. Entro nel foro successivo e vi consiglio sempre di andare a bloccare l'ultimo foro. Io poco fa per comodità l'ho tolto, adesso lo rimetto così vado a cucire precisamente tutta la parte più lunga della base. Quindi vado nell'ultimo foro angolare e mi vado a bloccare l'angolo. Prendo del cordino, io faccio in questo modo, così, e me lo vado a bloccare per benino.
Ok. Ci ritroveremo a questo punto, quindi ultimo foro del pannello in legno e lo andiamo a bloccare nella catenella della base, così. Adesso dal basso verso l'alto. Procediamo. Terminato tutto il giro, prendiamo l'ago tirafettuccia, ci inseriamo appunto qui nell'ultimo foro, così voltiamo il lavoro piano piano. Sbuchiamo fuori. Ora qui mi scappa sempre il cordino. Andremo a bloccare con un nodino, come facciamo sempre di solito, e poi il filo d'eccesso lo nascondiamo tra le maglie. Una volta assemblati tutti i pezzi, questo è il risultato. La borsa si presenta abbastanza comoda e capiente, come vedete. Io sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. Se piace anche a voi, fatemelo sapere con un commento o con un like. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento, rimango sempre disponibile sui miei social, dove vi invito a seguirmi anche lì per non perdervi l'anteprima di ogni mia creazione. Iscrivetevi anche al canale per non perdervi i prossimi video tutorial. A questo punto vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima video creazione. Un bacino a tutti!